L'orrendo stupro avvenuto a Palermo lo scorso luglio da parte di un branco di 7 ragazzi ai danni di una 19enne è sulla bocca di tutti. In molti si chiedono se la scuola e le famiglie siano responsabili in qualche modo delle falle nell'educazione dei giovanissimi. Una docente palermitana, Giovanna Corrao, ha parlato in modo molto duro di questi temi in una diretta Facebook, che è andata virale nelle ultime ore con milioni di visualizzazioni. In questa diretta si parla del ruolo dei genitori e degli insegnanti. Ecco di seguito alcuni stralci del suo sfogo per far riflettere la comunità educante. L'emergenza sociale riguarda principalmente l'emergenza educativa, quindi siamo un branco di falliti, perché se succedono questi episodi, tutti siamo falliti. Tu non funzioni. Non funzioni come padre, non funzioni come madre, non funzioni come struttura sociale, non funzioni come professore, non funzioni come maestro, non funzionate neanche come nonni. Ma a me dispiace perché io li adoro i nonni. Se non ci fossero i nonni, assuravi che avessimo cavato a funno, chissà quanto. Però siamo falliti. Però ancora il nostro progetto non si può considerare all'attivo, mi dispiace. Siamo falliti! Falliti, falliti! I vostri figli li dovete controllare! Ma quale privacy? Ma perché il bambino così? Io violo la sua privacy! Il bambino, l'adolescente, privacy non ce n'ha! Non ne ha privacy l'adolescente, perché siamo noi responsabili dei nostri figli. A casa quando siamo genitori, a casa e a scuola quando siamo collaboratori scolastici, professori e dirigenti scolastici, siamo noi i tutori dei ragazzi, noi i tutori di quello che fanno e non fanno. Nella misura in cui fanno cose buone, meno male, respiriamo. Nella misura in cui fanno, apite le orecchie, cazzate, è giusto? Siamo ancora più responsabili perché il fallimento principalmente è nostro. Sì, anche quando non abbiamo controllato abbastanza. Non si rimarginano queste ferite, voi non lo volete capire. Che il problema nasce a monte, se fai un figlio lo devi seguire, perché a volte tu tuo figlio non lo conosci, come molti figli non conoscono i genitori, perché il problema è sempre lì, la comunicazione non funziona, il messaggio non passa, utilizzate codici sbagliati e soprattutto vi si dia, perché siete stanchi, io lo capisco, ma non è possibile essere stanco se fai l'insegnante o se fai il genitore. Io pure mi stanco. Io mi stanco. Il cellulare non lo spengo neanche di notte, perché dico ai miei ragazzi, se ti sembra brutto chiedere aiuto a tuo padre, se ti sembra brutto chiedere aiuto a tua madre, perché ti vergogni, perché non lo vuoi disturbare, perché non vuoi far capire ai tuoi genitori che sei uno sfigato, quando uno sfigato non sei, sei solo piccolo. Sei solo inesperto, chiama me, non ti preoccupare, non mi disturbi. Io scendo da casa e ti vengo a trovare e ti do aiuto. E come me ce ne sono tanti. Il 13 settembre ricomincia la scuola, venite a parlare con noi, credeteci, abbiate fede. Possono esserci disguidi anche tra professori, tra genitori, è normale, ma soprattutto ricordate che il futuro è nelle nostre mani. Tanto nelle nostre quanto nelle vostre. Chi fa un figlio se ne deve occupare. Cerchiamo di risalire la china dei falliti.